Hi everybody from Marco Domeniconi, your favorite music consultant. Ciao a tutti da Marco Domeniconi, il vostro pifferaio magico preferito nonché consulente musicale. Today we're going to talk about Dinosaur Junior. Oggi parleremo dei Dinosaur Junior. Un gruppo musicale americano formatosi ad Amherst, Massachusetts nel 1983. Dinosaur Junior is an American rock band formed in Amherst, Massachusetts in 1984, originally simply called Dinosaur, until legal issues forced a change in name. Dovettero cambiare nome per questioni legali. Sono stati una delle più rappresentative formazioni della scena indie rock americana degli anni 80, insieme a band come Husker Du, Minutemen, Sonic Youth e Pixies. Together with Husker Du, Minutemen, Sonic Youth and Pixies, one of the most important indie rock band of the 80s. L'importanza della band è stata riconosciuta solo qualche anno dopo il suo naufragio, un po' per l'influenza dichiarata della successiva generazione di musicisti rock, in Nirvana in primis, un po' per la scarsa visibilità di quel determinato rock, forse è potuto godere negli anni 80. In ogni caso la serie di ristampe curate della Sweet Nothing Records ha riportato alla luce i primi tre dischi, permettendo anche ai giovani appassionati di incontrare Dinosaur Junior in quello che è generalmente considerato il loro periodo migliore. The band was founded by Jay Mashes, guitar vocals, primary songwriter, Lou Barlow, bass vocals, and Marv drums. Mashes drone vocals and distinct guitar sound, harkening back into 60s and 70s classic rock, characterized by extensive use of feedback and distortion, were highly influential in the alternative rock movement in the 90s. C'era già un gruppo che si chiamava così, quindi dovettero cambiare nome in Dinosaur Junior. Diedero finalmente alle stampe il loro primo album, che nell'85 uscì. Nonostante uno stile acerbo, includeva già molte delle caratteristiche sviluppate poi nel successivo You're Living All Over Me dell'87, uscito per la SST Records. Etichetta culto della scena hardcore punk anni 80, a distanza di quasi 30 anni considerata la critica del passionato di uno dei più grandi capolavori di rock alternativo di quell'epoca. Ora stiamo ascoltando Mac Dinosaur Junior, This is Mac. This is called See You, Dinosaur Junior. Questo si chiama See You. I hope you enjoyed this program about Dinosaur Junior. Ciao! Nacque come Dinosaur, dicevo, nell'83 dalle ceneri dei Deep Wound, formazione hardcore con un solo 45 giri alle spalle. 45 giri sono i dischi piccolini con due canzoni. Composta da Jay Mashes alla chitarra, alla voce, Lou Barlow al basso e Marv alla batteria. Si fecero notare nel circuito indipendente per i loro concerti e volumi spropositati,
erano i volumi più assurdamente alti che abbia mai ascoltato, disse Thurston Moore di Sonic Youth. Per il loro muro di suono tanto possente quanto dinamico e capace di nascondere melodie accattivanti e trascinanti. Al momento dell'uscita del loro primo disco dovettero cambiare nome, come ho detto, perché esisteva già un gruppo americano che si chiamava così, quindi diventarono Dinosaur Junior. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.